Ciao a tutti, sono Alessandro per il blog Nexus Lab e oggi vi presento la nostra videoprova del Samsung Galaxy Tab 8.9, un terminato uscito da qualche tempo ma che ancora presenta caratteristiche assolutamente interessanti e una diagonale dello schermo inedita per un tablet Android. Andiamo a scoprirlo insieme. Cosa offre la scatola? Troviamo... Innanzitutto ringraziamo Expansys per averci fornito il tablet. Troviamo il tablet nella parte superiore della confezione. Confezione a due scomparti. Troviamo un piccolo adattatore per il dock proprietario, per il connettore proprietario e USB. Troviamo i cappucci per le cuffie in dotazione in ear, che adesso andiamo a prendere. Eccole qua. Troviamo, abbiamo già tirato fuori, il caricabatterie USB dock proprietario che si collega a questo cavo che avete qua di fronte. Questo è sempre la dock, il connettore proprietario di Samsung, l'USB, che andrà a collegarsi al carica batterie. Dotazione piuttosto standard, abbiamo una dotazione piuttosto normale per un tablet di questo genere. Come potete vedere, il tablet presenta la classica struttura che ci ha abituato a fare Samsung sui suoi modelli di fascia medio alta. Abbiamo un tablet di poco inferiore al mezzo chilo, 460 grammi, piuttosto compatto, ottimi materiali, ottime plastiche. Abbiamo uno spessore di 8,6 mm, piuttosto sottile, una diagonale dello schermo di 8.9 come suggerisce anche il nome stesso. Abbiamo una altezza del tablet di 230 mm, mentre la larghezza è di 157 mm. Andiamo a accenderlo. Ok. Nella parte superiore, nella parte alta, troviamo il tasto di blocco sblocco del tablet, nonché dell'accensione, il bilanciere del volume, il jack da 3,5, parte destra e parte sinistra completamente lisce e pulite, parte sottostante invece con il connettore proprietario Samsung, a cui avete già visto l'adattatore, e le due casse stereo poste nella parte bassa, forse un po' vicine tra di loro, ma comunque un audio ottimo. Nella parte noi abbiamo il modello bianco del tablet 8.9 di Samsung, abbiamo la fotocamera posteriore e il flash LED. Inoltre abbiamo la fotocamera frontale in questa posizione più il sensore di luminosità. Ecco fatto. Il terminale presenta una struttura, come detto precedentemente, molto solida, costituita soprattutto da materiali plastici, ma che donano una leggerezza al terminale che se no non sarebbe riuscito a stare a livelli inferiori rispetto ai 500 grammi. Abbiamo una CPU da dual core da 1,5 GHz a core e inoltre abbiamo questo schermo da 8.9 pollici molto bello. Abbiamo una tecnologia TFT, non abbiamo ancora come il Galaxy Tab 7.7 un AMOLED, però comunque i colori sono piuttosto fedeli, i neri sono abbastanza profondi. Proviamo ad andare nel menu, anche se naturalmente non raggiunge il livello degli ultimi AMOLED. Questo è il modello solo wifi, esiste anche il modello 3G. Non abbiamo uno slot per inserire una SD, come potete vedere il tablet non ci consente l'inserimento di nessuna SD. Abbiamo supporta l'USB tramite il connettore proprietario, abbiamo il Bluetooth 3.0, inoltre abbiamo anche la presenza del GPS. GPS abbiamo provato tramite hotspot a collegarci
col cellulare in macchina per avere anche la GPS attivo e possiamo dire che il segnale l'ha agganciato quasi immediatamente. Ottimo per navigare, l'unica cosa è il posizionamento in auto che risulta un po' complesso. Ci sono degli appoggi apposta per auto, però bisogna acquistarli successivamente. Come detto, abbiamo una fotocamera posteriore anteriore, quella posteriore presenta un sensore da 3,2 megapixel con flash LED. Ottime foto, andremo a vederle più tardi nel dettaglio. Abbiamo anche la fotocamera anteriore, soprattutto per le videochiamate, 2 megapixel, buona, sufficiente. Andiamo adesso a vedere il sistema operativo, il software, per analizzarlo meglio. Adesso andiamo a scoprire il sistema operativo di questo tablet Galaxy Tab 8.9. Quando ci è arrivato il tablet abbiamo subito visto, dopo una breve prova, se era disponibile un aggiornamento che era disponibile. Avevamo Android Onecom 3.1, siamo passati ad Android Onecom 3.2. Vediamo un attimo, versione Android, come potete vedere, 3.2. Il tablet si è aggiornato tramite OTA, praticamente non abbiamo dovuto far altro che connetterlo alla rete wifi di casa e il tablet ha fatto tutto da solo. Samsung ha portato diversi miglioramenti con l'aggiornamento, soprattutto relativi alla fluidità, punto un po' dolente della versione 3.1 di Android. Adesso il tablet risulta visibilmente più fluido, anche se abbiamo dei piccoli impuntamenti veramente leggeri. Inoltre Samsung ha aggiunto diverse applicazioni di sua proprietà come Kids Hub, Reader Hubs, Music Hub e Video Hub, tutti degli hub studiati con applicazioni apposite. Proviamo a vedere, per esempio, quello relativo ai bambini, a nulla, Nickelodeon, ok, Nickelodeon che in questo caso non ci fa altro che andare sul browser. Nel mentre che siamo sul browser, scusate. Nel mentre che siamo sul browser vi faccio vedere un po' la navigazione web. Il browser è piuttosto veloce, proviamo ad andare su www.nexus.it. Scusate. Il flash è abilitato nel nostro caso, eccoci qua. Come potete vedere, i tablet per la navigazione sono veramente fantastici con questi schermi larghi. Questo è un display da 8,9 pollici TFT. Pur non essendo AMOLED, presenta comunque dei colori molto fedeli e soprattutto, pur non avendo l'ultima tecnologia di Samsung, presenta comunque dei neri abbastanza profondi. Proviamo ad andare su Yahoo. Ok. E sulla versione desktop del sito. Eccoci qua. Potete vedere il pinch to zoom risponde. Ma particolarità di tutti i dispositivi tablet di Samsung sono alcune scorciatoie, gesture, per interagire col dispositivo. Per esempio, mettendo due dita sul display e muovendo avanti e indietro il display, potremmo zoomare molto semplicemente ed è un'operazione molto sensibile. Un vero piacere utilizzare questa funzione. Proviamo ad andare su Answer. Questi sono dispositivi che dovrebbero essere tutti aggiornati ad Android Ice Cream Sandwich, aggiornamento che di sicuro gioverà tantissimo questi tablet che
pur avendo una un hardware dual core, potrebbero ritrovare nuova giovinezza con questo aggiornamento. Per chi non conoscesse l'interfaccia di Samsung o l'interfaccia comunque generale dei tablet Android, allora in alto a destra abbiamo l'elenco, la scorciatoia per l'elenco delle applicazioni. Potete vedere, con il tasto più andiamo a vedere tutti i widget, i collegamenti applicazioni, gli sfondi e altro. Queste sono cose che troviamo anche in altri tablet che non sono propriamente Samsung. In basso a destra invece troviamo la come fosse la tendina delle notifiche di Android, suddivisa per impostazioni, la luminosità, e in questo caso, essendo un Samsung, troviamo anche scorciatoie per disattivare e attivare alcuni servizi come il wifi, le notifiche, il GPS, il suono e la rotazione automatica. Come detto in precedenza, la navigazione funziona molto bene. Abbiamo anche alcuni widget. Questi sono tutti i widget che ci siamo già trovati installati. Abbiamo Yahoo Finanza, abbiamo il Social Hub, che è un hub che integra al suo interno diversi social network. Andiamo a vedere. Abbiamo Pulse già preinstallato, che si aggiornerà automaticamente appena farete accesso al market, e poi abbiamo anche potete vedere, una sorta di memo. Funziona tutto molto bene. Ok, andiamo a vedere un attimo la parte multimediale di questo dispositivo. Allora, il dispositivo, come detto, presenta una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore. Fotocamera posteriore che fa delle foto abbastanza buone. Per esempio, prendiamo questo pacchetto di fazzoletti e facciamo una bella foto. Ok, abbiamo l'autofocus e il flash. Abbiamo anche la possibilità di effettuare un video e di impostare la messa a fuoco a seconda di un punto. Abbiamo diverse impostazioni date dall'interfaccia di Samsung. Inoltre abbiamo anche tutta la parte multimediale che è relativa alla riproduzione di contenuti. Andiamo a scoprire la nostra cartella di test su Dropbox. Allora, Nexus Lab, eccoci qua, test. Allora, andiamo subito a sentire la nostra canzone Shakira. Come avete avuto modo di sentire, l'audio è molto buono, come tutti i tablet Samsung del resto. Soltanto una piccola nota: le casse purtroppo sono poste nella parte bassa e forse troppo vicine, quindi l'effetto stereo si va a perdere. A questo punto, almeno secondo me, poteva essere messa un'unica cassa anche un po' più grande e sarebbe stato meglio. Come invece il suo fratello maggiore, il 10.1, presenta le casse ai lati e sicuramente abbiamo un effetto stereo molto migliore. Andiamo a vedere un trailer di un film, un MP4 in alta definizione. Allora, una funzione che troviamo, oltre all'effettiva qualità del video, è la capacità di riprodurre un finto 5.1. È un 5.1 che si farà sentire. Adesso vi faccio sentire, appunto. Se fai parola di quello che hai visto qui, ti accuso di tradimento. Pensavamo che avessi
avreste condiviso tutto ciò che sapete del nostro pianeta. Torniamo un po' indietro perché il video sta caricando direttamente da internet, quindi non è questione di caricamento, ma è questione di download. Allora, vi assicuro che questo effetto 5.1, soprattutto nei video di film eccetera, si fa sentire. Non è come la qualità di un impianto stereo veramente 5.1 con 5 canali, ma comunque per essere un tablet veramente ci troviamo ad ottimi livelli. Yavi, come potete vedere, non vengono riprodotti. Basta scaricare qualsiasi altro MX, Mobo Player, eccetera, per vedere questi video anche su questi terminali che non hanno il player, il lettore video compatibile con Yavi o i DVX. Per quanto riguarda l'autonomia del dispositivo, il dispositivo presenta una batteria da 6100 mAh, buona, anzi direi in certi casi ottima, soprattutto in questa versione Wi-Fi, dove portandolo in giro e non avendo una connessione persistente possiamo anche raggiungere facilmente la fine giornata, se non anche tutto il secondo giorno lavorativo, spegnendolo la notte. Naturalmente il consumo è nettamente variegato, nel senso, noi un giorno ci è durato fino a sera dalle 8 del mattino fino alle 21-22 di sera, mentre con un uso intensissimo, giochi, navigazione continua, navigazione tramite hotspot, eccetera eccetera. Mentre il giorno seguente, gli altri due giorni seguenti, l'abbiamo usato molto meno, l'abbiamo usato per vedere qualche piccolo sito, qualche informazione, email, quella sempre attiva, e siamo arrivati quasi alle due giornate spegnendolo la notte. Naturalmente nella media la batteria, quindi un buon dispositivo che nella batteria non ha grandi difetti né grandi pregi, quindi si attesta un po' a un'emivita della batteria leggermente superiore al 10.1, soprattutto perché il display è più piccolo, quindi ha un consumo meno elevato di energia. Cosa dire di questo Galaxy Tab 8.9? Un tablet che sinceramente a me è piaciuto molto soprattutto per cosa? Uno, il design è molto carina la cover bianca, purtroppo di plastica, ma una plastica veramente fatta bene, una plastica che quasi si fa preferire al metallo in certi casi, soprattutto per la sua leggerezza. Ottima parte multimediale, anche la fotocamera fa il suo discreto lavoro, anche se un tablet non è fatto per fare foto, catturare foto o video. Parte web buona, ottima grazie anche all'ausilio del flash player che, pur non essendo ormai presente sulla maggior parte dei siti, a volte è necessario, quindi un'aggiunta che io apprezzo sempre e spero possa rimanere ancora in futuro invariata sulle future versioni di Android. Interfaccia di Samsung che apprezzo maggiormente su questi tablet rispetto agli smartphone come il Galaxy S2, non invasiva, con alcuni servizi utili, alcune applicazioni anche utili tipo Pulse o Polaris Office già preinstallate, quindi un ottimo prodotto. Un ottimo prodotto anche perché il prezzo di vendita ormai è sceso veramente tanto, possiamo trovarlo dai 300 ai 400 euro, disponibile anche su Expansys, che ringraziamo ancora per averci fornito il tablet, quindi un prodotto veramente interessante, con cui è possibile leggere anche libri, vedere bene le foto, quindi potrebbe essere il vostro primo tablet
Android, anche con un emivita molto lungo, poiché dovrebbe essere aggiornato anche ad Android Ice Cream Sandwich. Direi che è tutto, vi rimando anche alla nostra recensione scritta più approfondita, e se avete domande mi raccomando indicatecele nei commenti. Ciao ad Alessandro e da Nexus Lab.